Matteo, vengono premiati i primi 10, 15, 20, non mettiamo limiti alla provvidenza. Pier Agazzi, team Culamula. Qui abbiamo un altro uomo del team Esculazzo, nel frattempo uomini dell'MBO Bike Club. Intanto altro, Angela Perboni, cosa è successo Angela? Sembra esultare, o è uscita di senno o ha superato la Incristi, due sono le cose. 1 minuto e 30 il vantaggio di Antonella Incristi all'inizio dell'ultimo giro, e qui abbiamo visto gioire per la vittoria Angela Perboni. Vedremo, vedremo tra poco. Angela, altro atleta affezionato al River Marathon Cup. Intanto un altro uomo del team Bruciati, Ivan Redondi. Me lo aspettavo più avanti, Ivan Redondi. Una partenza in sordina per Ivan Redondi. Signori, questo uomo viene dallo sci di fondo, da qualche anno si è messo ad andare in bicicletta. Arriviamo, Mora, MBO Bike Club. Cosa è successo? Alberto Montagnoli, complimenti. Preso tutto dal padre. Si sprinta ancora, signori, naturalmente un occhio attento, Matteo, dammi una mano. Naturalmente, come dicevamo, la situazione ci dava al comando Angela Perboni. Intanto vediamo di recuperarla. Angela, ci racconterai cosa è successo. Come dicevamo, l'ultimo aggiornamento ci dava Antonella Incristi al comando con oltre un minuto di vantaggio sulla mantovana vincitrice qui ad Asola nel 2011, passata dall'Udace all'FC quest'anno. Grandi ambizioni per la mantovana, nata ad Ostiglia in provincia di Mantova, ma ormai da anni vive qui nelle zone dell'Alto Mantovano. Mentre Mike Toninelli, Bike Team Novagli, va a chiudere. Qui abbiamo l'uomo della Paduano, nel frattempo al traguardo si sprinta ancora. Come dicevamo, si premia in base alle categorie dai 10 ai 15, forse anche ai 20, ci diceva Matteo Petrazzani. Mentre qui abbiamo un uomo del Bike Team Rodella da Castiglione delle Stiviere. Riusciamo ad avere Angela Perboni o comunque notizie? Hai trovato tutto, Albert? Angela! E siamo con il numero 225 che va a chiudere la sua XB. Eccolo qua, Antonella Incristi, Antonella! Attenzione, attenzione dietro, Antonella ha bucato, mi sembra che hai capito. Antonella Incristi, Angela Perboni, di modo che andremo. Com'è andata? Bene, intervista facciamo un'altra volta, benissimo. Alberto Montagnoli, MTB Sfrenati. Altri uomini, signori, facciamo sentire l'applauso, il calore del pubblico di Asola, questi uomini che hanno pedalato per 52 km in questa quarta edizione della X-Bionic Challenge. Un uomo del GS Rosa intanto al traguardo, società organizzatrice della prova d'apertura del River Marathon Cup. Allora, ho già chiamato le donne ma non si avvicinano, prova ad andare via tu Sergio, magari le intimorisci. Antonella, vediamo se riusciamo a raggiungerla. Antonella, calma, vieni, fermati, eccomi qua, sono qua. Attenzione, si sprinta ancora. Cosa è successo? Ho bucato a 10 km dalla fine, volevo farla tutta a piedi, poi all'assistenza mi hanno prestato un cerco, ho cercato di dare il tutto per riuscire a riprenderla, ma ormai sul piano sai benissimo anche tu che è impossibile. Preferivo Angela, perderla domenica scorsa in volata, perché perderla così ti incazzi, scusate il termine, ti incazzi ancora di più. Allora, infatti, come dicevo all'inizio del secondo giro, vediamo se riusciamo a bere anche la terza magari. Eccole qua, Angela Perboni, signori, e Antonella Incristi. Quindi appuntamento, la gara sicuramente non è finita. Antonella, non ti buttare, tutto da rifare. Come diceva qualcuno più famoso di noi, tutto sbagliato, tutto da rifare. Quindi alla Force Bike niente indulgenza, niente clemenza, botte da orbi e via. Complimenti a tutti e due. Allora, vogliamo un po' riassumere la vostra gara. Come dicevamo, io un po' per cuore, un po' per... Io lo so,
conoscendo Angela Perboni, io la davo per favorita, anche conoscendo appunto il territorio e la morfologia del territorio, tutta pianura, niente salite, quindi sicuramente davo per avvantaggiata Angela Perboni. Cosa è successo invece? Durante la gara ti abbiamo visto con un minuto abbondante di vantaggio su Angela. La pianura piace anche a me, oltre alla salita lunga, perché sono pesante, per cui comunque pendenze non troppo elevate, mi piace anche la pianura, quindi ho cercato di tenere il gruppo davanti, sperando che lei non riuscisse, mi è andata bene, insomma, poi la mountain bike purtroppo è anche guasto meccanico e è andata così. Bene, Angela, allora raccontaci la tua versione. Come abbiamo detto, Antonella è partita temendo naturalmente la tua strategia di gara, che oggi dovevi attaccare per forza. È stata la partenza, ce l'avevo, ero lì dietro, ma ci sono state due cadute. La seconda caduta mi hanno preso dietro la ruota e lì ho perso. E lei è andata avanti, mi hanno detto che era lì, ho sempre tirato. Beh, lì nel senso mi davano coraggio. Un minuto, dopo io ho sempre tirato, perché non si... mi è successo che altre gare che agli ultimi 50 metri mi è venuta fuori. La mountain bike è anche questo. Comunque allora, appuntamento signori, a domenica prossima la Force Bike, vinca, come dicevi tu, la migliore. Poi la sfortuna da e prende. Ecco. Io dico sempre, rispetto per tutti, paura di nessuno. Basta vincere con rispetto, con onestà e mai con scorrettezza. Signori, da Ostiglia, Angela Perboni, dal Friuli, da Udine, Antonella in Cristi. E salutiamo come si fa in Friuli, Antonella. Mandi Frus. Mandi Frus, andiamo. E Mattovani cos'è che dicono? Beh, dillo, no, lasciamo perdere. Mandi Frus. Che vuol dire Frus? Non vuol dire ragazzo. Ah, Mandi Frus. Attenzione, e qui siamo sull'atleta della New Motorbike. Non volevo azzardare, ma mi sembrava averla vista in terza posizione. E la vendiamo, atleta del New Motorbike, riconoscibile dalle lunghe trecce. Riusciamo a recuperarla, Matteo? La terza classificata, di cui ignoro il nome e le chiedo scusa. Terza classificata, l'avevamo vista in coda ad Angela Perboni all'inizio del secondo giro. E quindi inviterei gli uomini della New Motorbike di portarci qui l'atleta, la loro atleta, che dovrebbe, usiamo il condizionale, essersi classificata in terza posizione, mentre Delli Santi del cicloclub Guidizzolo. Abbiamo un uomo dell'MTB Pertica Bassa dalla Valle Sabbia, intanto che va a chiudere, Sonia Ravenoldi, Carpen Bike, la società d'appartenenza che dovrebbe essere quarta, dovrebbe. Paola Ramponi, GS Sportissimo, se non ho visto male. Oh, gli uomini vengono subito, le donne niente. Prova a venire tu, Moreno, magari riusciamo a incentivare le bikers a raggiungerci. Riusciamo, Matteo, ad avere la terza classificata. Intanto Moreno Bassi, MTB Cignone, una delle società oggi più partecipate, mi si passa il termine, più di 40 uomini dell'MTB Cignone oggi alla partenza di questa X Bionic Challenge, mentre Andrea Avigni, GS Rosa Carni, va a chiudere con il tempo di 2 ore 01 e 40. Sacchi, Ivano, MTB Sfrenati, un altro monumento del ciclismo mantovano, va a chiudere anche lui con il tempo di Avigni, qualche secondo in più per lui, 2 ore 01 e 59. New Motorbike, ancora un uomo della New Motorbike, l'età del Emporio Sport, la leader della classifica donne B. Intanto al traguardo Anna Scandelli, ex CC Cremonese 1981, passata in quelle di Madignano, nella polisportiva madignanese. Riusciamo ad avere la terza classificata? Marco Ghizzi, sfodera tutto il tuo fascino e tutto il tuo sex appeal, vediamo se riusciamo ad avere la terza classificata. Una bionda ragazza dalle lunghe trecce in divisa nera della New Motorbike, in modo che
andremo a sentire anche da lei, e qui abbiamo un altro esponente del ciclismo mantovano, viene da Governolo, difende i colori della logistica Ferrari, atleti dell'MTB Cignone, sì, società organizzatrice della Gran Fondo del Cignone, che si correva tradizionalmente nel mese di giugno, di luglio, anzi quest'anno è stata spostata ad ottobre. Altri uomini a chiudere, Tiziano Pesci, qui abbiamo Molani, Polisportiva Pozzolese, tempo per lui 2:03:04. Allora, riusciamo a avere qualche donna al mio microfono? Vediamo. Eccola qua, New Motorbike. Al fascino di Marco Ghizzi non si riesce a... non mi viene il termine, a resistere. Quella, allora, numero 68, a me sconosciuta fino a questo momento, grande grinta, grande esultanza, un bel terzo posto dietro a due monumenti del ciclismo in rosa, Angela Permoni e Antonella Incristi. Allora, se ti vuoi presentare e raccontaci un po' com'è andata la tua gara. Bellini Federica, New Motorbike. Gara difficile, tutto il primo giro senza acqua, ho perso la borraccia e al primo chilometro, e niente, mi ha tenuto in piedi la forza del team e i compagni di squadra avanti, e sì, hanno fatto bene, perché mi stimolavano la forza di raggiungerli, di prenderli, questo è, ringrazio il gruppo per questo. Allora, Bellini, Stefania, Federica, fantastico. Mentre un altro uomo è MQ squadra va a chiudere, quindi podio di questa X Bionic Challenge 2012, Angela Permoni, Antonella Incristi, ero già dimenticato, Federica Bellini, New Motorbike, pubblico di Asola, un applauso a questa splendida ragazza. In tre, disastro.